Siamo alle Stufe di Nerone, dove si è tenuta la serata finale dell'edizione 2014 del premio Miseno e quindi della rassegna di teatro amatoriale intitolata a Mario Manduca e Mario Masottolo. Il momento clou della serata è stato ovviamente il riconoscimento dato al professore Giuseppe Galasso, quindi premio Miseno 2014, che segue personalità del calibro appunto di Aldo Masullo, di Dacia Maraini, di Antonio Lubrano, di Gianni Minà e tantissimi altri personaggi. Una serata importante perché chiude l'attività estiva di luglio e agosto e quindi settembre dell'ente Teatro Miseno, che hanno significato spettacoli vari, musica, teatro, appunto come è costume di questa associazione nata a partire dal 1999, quindi questo è il 16° anno, ed è stata anche l'occasione nel ricordare i tanti amici che hanno dato una mano appunto fattiva all'attività di questo anno, anche ricordare due amici che sono scomparsi purtroppo prematuramente. In primis abbiamo ricordato una scomparsa recentissima, che è quella di Antonio Gamba, autore teatrale, autore veramente di tanti spettacoli che sono stati rappresentati in tanti anni appunto dal Teatro Miseno, e poi soprattutto in ultimo, proprio come ultimo atto di questa serata, abbiamo voluto dare un riconoscimento in memoria di Antonio Valerio, socio fondatore dell'ente Teatro Miseno e personalità di grande spessore, riconosciuto unanimemente come amico dell'associazionismo. Premio Miseno 2014 al professore Giuseppe Galasso, uno storico di chiama fama, oltre che politico, scrittore, ovviamente una saggistica enorme, però noi vorremmo una riflessione veloce appunto sul ruolo, se è ancora attuale, parlare di questione meridionale. Purtroppo è attuale, visto il divario che c'è tra il livello generale di sviluppo e di vita, il tenore anche di vita delle regioni meridionali dell'Italia e delle altre regioni dell'Italia. Naturalmente è un errore parlare della questione meridionale in termini di rivalsa meridionale per un supposto saccheggio del Mezzogiorno, non tanto per i fatti storici che questo rievoca o distorce, quanto per un'altra ragione, perché sempre che dall'Unità d'Italia ad oggi i meridionali siano stati assenti dalla loro storia, non abbiano fatto altro che subire, non siano stati attori e protagonisti della storia italiana, come invece lo sono stati e molte volte meritoriamente in primissima linea. Quindi ci vuole molto equilibrio, bisogna vedere i problemi, bisogna vedere però anche come i problemi si sono trasformati nel corso del tempo. Nel corso del tempo si è trasformato moltissimo dal 1860 ad oggi anche il Mezzogiorno d'Italia. Io mi piacerebbe ascoltare tutte quelle cose che ci ha detto. Noi diamo questo premio, come queste parole, io devo mettere gli occhiali. Non contate su di me. Gioventù al potere. Premio Miseno 2014 a Giuseppe Galasso, illustre storico, docente universitario e uomo di governo, appassionato difensore di Napoli e del Mezzogiorno.